Senti, io prenderei proprio lo spunto da quanto ha detto il caro vostro arcivescovo, Monsignor Ignazio, per dire, ecco, proprio perché non lo facciamo per interesse, ma per amore, proprio perché l'unico motivo per cui siamo qui è Gesù Cristo, in cui noi crediamo e da cui speriamo di ottenere quella salvezza che Egli ci ha donato attraverso la sua morte e risurrezione. Proprio per questo io dico, dobbiamo cercare di fare le cose per bene, sì o no? Nonostante tutte le difficoltà, nonostante tutte le fatiche, ecco, questa è la più bella premessa che possiamo fare questi 2 giorni e mezzo, che io lo so, vi costano fatica anche a me, che ieri sera sono arrivato a mezzanotte, che dovrò appunto cercare di comunicarvi qualcosa che possa essere utile a ciascuno di voi. Ecco, è una fatica che facciamo insieme, proprio perché il nostro servizio al Vangelo, il nostro amore per Gesù Cristo, la nostra fede in Lui possa essere sufficientemente, seriamente comunicata alle famiglie e ai ragazzi a cui noi ci rivolgiamo. Questa premessa si traduce poi concretamente in alcune cose che io vi dico e che faremo in questi 2 giorni e mezzo, di modo che sapete anche misurare un po' questa vostra fatica e adattarvi alle proposte che vi faremo. La proposta di questi 2 giorni e mezzo funziona in questa maniera. Io vi presenterò questi 2 sussidi a cui accennava il direttore dell'ufficio catechistico vostro, Don Silvio, perché vi ho collaborato e quindi li conosco bene. Progetto Magnificat, ne ho fatto il progetto io, non tanto dal punto di vista metodologico quanto dal punto di vista del percorso, cercando di studiare i catechismi della CEI e di capire come poterli tradurre in un percorso che dura 6 anni o addirittura 8 se qualcuno va anche oltre la prima comunione e la cresima. E quindi è nato il progetto Emmaus, che è un tentativo per fare sì che quella catechesi tradizionale che noi facciamo di solito 1 ora alla settimana in vista della prima comunione, 1 ora alla settimana in vista della cresima, con qualche tentativo di coinvolgere i genitori, mettendo in mano ai ragazzi i testi o i quaderni attivi. Ecco, questa catechesi che noi definiremo in questi giorni catechesi tradizionale, cioè quella catechesi che è stata impiantata nelle nostre diocesi a partire dagli anni 60, nel tempo del Concilio, perché prima non esisteva. Io non so quanti anni abbia il vostro arcivescovo, io ne ho 67, io non sono mai andato al catechismo, perché una volta non c'era il catechismo, si imparavano le risposte a memoria durante la quaresima e basta. Il catechismo è nato nella forma che ha adesso negli anni 60-70, è il prodotto di quel rinnovamento liturgico, pastorale, teologico che viene dal Concilio Vaticano II. Ecco, allora questa mattina cominciamo in maniera soffice, proprio guardando in faccia questo nostro catechismo, quindi molte di quelle cose che noi diremo e che sono presenti nel progetto Magnifica sicuramente voi già le fate. Ecco, è più che altro un dire: non stiamo sbagliando tutto. Se il catechismo non funziona, non è colpa nostra, perché noi le cose le facciamo. C'è qualche altro motivo? Allora oggi pomeriggio cominciamo a andare un po' in crisi, cioè diciamo sì, il mondo è cambiato, probabilmente il catechismo come ha funzionato fino adesso in questi 30 anni andava bene, era ben fatto, ma da adesso in avanti, siccome il mondo attorno a noi è cambiato, probabilmente bisogna cambiare formula, ci sono dei criteri nuovi su cui noi dobbiamo appoggiarci. Oggi sarà il discorso appunto dei criteri che ci vengono proposti dalla Conferenza Episcopale Italiana, sono stati proposti in questi ultimi 10 anni, soprattutto a partire dalla seconda nota per l'iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi, che è uscita
nel 1999, oggi siamo nel 2009. La prossima settimana a Roma ci sarà un seminario proprio per studiare che cosa è successo in questi 10 anni in seguito a quella nota. Domattina continuiamo il discorso dicendo: allora, questi criteri che dovrebbero rinnovare i percorsi catechistici, che sono importanti, sono dei criteri che in qualche modo erano già presenti nel rinnovamento della catechesi nel 1970, che però non hanno mai trovato lo spazio per essere attuati. E come si trasformano in percorso? E allora lì sarà il momento in cui entra in scena il progetto Emmaus, che se qualcuno l'ha preso in mano vedrà che è tutta un'altra cosa rispetto al catechismo normale. Nel pomeriggio di domani metteremo a fuoco l'aspetto più importante di questo progetto Emmaus, di questo percorso a ispirazione catecumenale, che è la Bibbia. Come usare la Bibbia nel catechismo? Ho scelto di entrare in questo dettaglio della Bibbia per questo motivo, sia perché ha un'importanza enorme nel percorso del progetto Emmaus, ma anche un'importanza enorme nel percorso ordinario della catechesi. Voi, chi conosce il progetto Emmaus, sa che i quaderni dei ragazzi, ad esempio, fanno lavorare i ragazzi solo sul testo biblico, non su altre cose. Anche perché nel documento di base del rinnovamento della catechesi c'era scritto a caratteri cubitali, vi ricordate cosa c'era scritto sulla Bibbia? La Bibbia è il libro della catechesi, non un sussidio, fosse pure il primo. Allora, vale per tutte e due, quindi la Bibbia. E poi sabato mattina concluderemo così, no? Toccando il punto più scottante, che è il coinvolgimento dei genitori. Anche questo punto riguarda sia il progetto Emmaus, cioè questo itinerario di tipo catecumenale, sia il catechismo ordinario, perché tutti ci rendiamo conto che senza genitori non c'è iniziazione cristiana, è inutile fare catechismo. Allora, in qualche modo, lo vedremo di affrontare questo argomento. Quindi vedete che tutte queste unità di lavoro, diciamo, sono legate tra di loro. Rifacendomi appunto a quella premessa che ha fatto il vostro arcivescovo, che io ho ripreso, io vi chiederei una cosa: visto che facciamo fatica a venire, veniamoci sempre, fatica per fatica, cioè sai, da fare 80 a fare 100 non cambia molto, no? Quindi io vi chiederei proprio di avere la visione completa da stamattina fino al sabato mattina, no, di questo discorso, in modo che abbiate tutti gli elementi per valutare poi col vostro parroco, nella vostra parrocchia, nella vostra situazione concreta, quali cambiamenti fare. Vi ho spiegato? Siete d'accordo? Fatelo. Ecco, visto che siete un gruppo ben numeroso, nonostante che la vostra diocesi non sia così grande come quella di Torino, però vi confesso una cosa, quando a Torino facciamo i convegni per i catechisti, nonostante che la diocesi di Torino abbia 350 parrocchie, non crediate che i catechisti siano tanti di più di voi che siete qua, che avete 85 parrocchie, non crediate, il numero certe volte è ingannevole. Le mattinate, i pomeriggi funzioneranno in questa maniera, d'accordo con Don Silvio. Io adesso inizio, farò tre quarti d'ora, ecco, di presentazione del progetto Magnifica, anche perché essendo arrivato appunto all'ottava edizione, credo che molti di voi lo conoscano, si tratta solo di capire alcuni meccanismi che ci stanno dentro sul progetto catechistico italiano, sui catechismi della CEI, e poi lo conoscete, quindi non è il caso. Faremo l'intervallo tra le 11 e le 11 e mezza, insomma, quello spazio di tempo, per poi dedicarci tre quarti d'ora, un'ora, a un piccolo lavoro di gruppo, che stamattina è un po' generico, un po' generale, giusto per sapere la situazione che ciascuna parrocchia vive. E poi dopo ci troveremo ancora un quarto d'ora, 20 minuti alla fine della mattinata, prima di pranzo, per raccogliere ciò che i vari gruppi diranno. E così funzionerà anche oggi pomeriggio, domani mattina, domani pomeriggio e sabato mattina.